Bene. Adesso vogliamo giocare un po'. Giochiamo un po'. Dai, vediamo un po' chi sono i vincitori. Eh certo, come si gioca? 4. 3. Poesia, artigrafica. Sono tante. Recitazione e giornale. E giorno, sono 4. Quindi sono 4 e da quale vogliamo iniziare? Comincio da artigrafica. Perché gli faccio un cambio spiatorio? No, che capo espiratorio. Che bella capra, direi. Allora io farei subito un applauso a Milena che ci ha reso la giornata ancora più bella con questi quadri. Milena è meravigliosa, fa delle cose bellissime. E vieni a raccontare anche tu quello che fai. Sì, vieni. Vabbè, premio siamo assolutamente meritatissimo. Stai? No, nel mangoletto. Ancora sono magra. Va bene, così? Sì, benissimo, siete bellissimi sia. Allora, devo raccontarti. Beh, io ti conosco, però c'è qualcuno. Allora, Milena Petrarca ha ricevuto il 5° premio per l'arte grafica. Ecco, con la ragazza questa qui. Abbiamo creato un vicino che è è la mia Nausicaa. Ecco, per esempio, magari raccontaci un po' di questa Nausicaa bellissima. Sì, ti racconto. Di Nausicaa, come è nata, una ragazza dei miei sogni, e una ragazza pulita, infatti la poesia ispirata, poi è stata sulla poesia, oltre sulla grafica, ha avuto anche il premio di poesia, di due premi! No, appunto, devi sperare che si fa. Che devo dire? Parla delle arti grafiche. Ah, delle arti grafiche. E allora sono le arti grafiche. Beh, è una ragazza dei tempi antichi, insomma, della sua, nonostante la sua nudità, questa si sente riservata, sentimenti delicati, una grazia coinvolgente, una passione. Il nome discende dal greco, che si richiama la memoria della figlia di Alcino, conosciuta da Ulisse, quindi è stato un grande amore di Ulisse, il nostro Ulisse, un grande. Non so perché guardi Bruno, Non lo so, vedo un Ulisse. Vabbè, sta pure sull'isola. Sì, ma è stato. Sì, ma stava sull'isola. E quindi la capacità di rigenerarsi, cioè sta crescendo. Oggi scopre un pochino drammatico, nonostante ciò che sei riservata nella sua purezza, nella sua eterea, perché ha un'aura. Aristotele presumeva che l'etere fosse eterno, inafferrabile, cosmo del luogo dell'invalicabilità, in opposizione alla terra, luogo di trasformazioni di metamorfosi. Quindi lei sta vive in uno status beato, mi ha venuto lontano da tutti i guai del mondo. Vabbè, questo è come una mia, come devo dire, la fanciulla eterea, perché ha gli occhi chiusi e quindi è un'etica energica nel mondo dell'interiore, con una fotografia istantanea per me. La fotografia istantanea, un dipinto di un frammento della mia vita. Bello. E che vuoi dire? Bello, bravo. Non so come posso dire, quando è un frammento. No, non ho detto niente. Vabbè, i giudici hanno visto qualcosa, non credo che mi davano il premio così. Scusa. Beh, hanno visto la tua arte, che direi che non è cosa da poco, E quindi un sogno, questo è un sogno, un inconscio che grida dolore, stanchezza e poi pausa, ma che tende ad ignorare
quell'entusiasmo e quel creare. Ok, ma per niente. Beh, io invece... Ah, c'è la telecamera, ok. Invece, Milena, ti volevo chiedere, tu hai creato tantissime creature meravigliose, no? Sono sì, tantissime. Sì, tu parlavi di sogno. Queste idee ti vengono in qualche modo dal mondo dei sogni? Come nasce il tuo quadro? Guarda, è molto difficile perché non solo sono sogni. Secondo me è il vivere il vissuto che ho avuto da bambina. È sempre tornare indietro. Da bambina ho un'infanzia spettacolare, ricca di arte, ricca di pittura, che mi hanno insegnato a dipingere davvero. Andavo su Ludi Greci del Lago d'Averno, il Tempio da Ponta. Insomma, io ho vissuto l'aria. Perché tu sei una figlia d'arte, no? Quindi ho respirato figlia l'aria. Figlia, nipote, tutto. Vabbè, da... poi c'è stato tutto un crescente, pure lo status petrarchesco. Sto discendo pure da Petrarca, e ho saputo che Petrarca andava da Pozzuoli. Le donne di Pozzuoli erano molto amate dal Petrarca. Avete aperto? Scusate, avete aperto? Sì. Okay. Ma la finestra giù no, eh? Vabbè, devo congelare, benissimo. Ogni evento, cioè gli amanti dello spiffero. Beh, quindi, no, perché veramente mi affascina questo mondo tuo onirico che veramente si capisce che viene da un tuo interiore ricco. Vissuto da bambina, cercata proprio da artisti. Lo zio Tommaso, un grande pittore, un grande scienziato. Mio zio lavorava là, scienziato e l'artista sei tu. No, no, perché io ho avuto l'educazione, l'educazione è veramente importante. Un povero sfortunato, un ragazzo che vive in... diventerà un delinquente se frequenti delinquenti. Così. Io ho avuto un'infanzia bellissima, con gli esempi di mia madre, una grande scrittrice, un grande drammaturgo, una grande donna che gli hanno fatto una piazza a Pozzuoli, gli hanno dedicato un monumento a mia madre. Perché gliel'hanno dato? Ma perché? Esatto, sono ancora giovane, è morta, c'è la città, io esattamente. No, esattamente, guarda Milena, io conosco tanti figli d'arte, non tutti insomma, hanno trovato la loro strada. Quindi tu hai una cifra assolutamente io particolare. Che... l'ho trovata perché ho amato proprio queste persone che mi hanno educata. Zia Bettina, zio Tommaso, mia madre, mio padre che era un grande intenditore d'arte, comprava tutto, mio padre, gli artisti di Pozzuoli ci abbiamo una galleria proprio. Aiutava tutti, una cosa pazzesca mio padre con l'arte. Vedi che la generosità manda sempre. Ha fatto bene a molti artisti, tutti lo conoscono per solo. Infatti hanno scritto di mio padre, nel libro Pellico del Mondo hanno fatto, tanto hanno scritto di mio padre. Che cosa ha fatto? Ha creato l'Olivetti, ha creato l'aeronautica. Insomma, non è da poco.